Allora, provare ad entrare in un mondo piccolissimo. Le cose tanto grandi sono belle, ci impressionano, ci sentiamo noi piccoli là dentro, ma se noi potessimo diventare piccoli, 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 così piccoli da entrare con la nostra storia dentro una scatola vuota di liquirizie, credetemi, lo faremmo tanto volentieri. E c'è chi, come l'architetto Gianluca Spinella, che è qui il nostro ospite, ha fatto diventare tutto questo un'arte. Allora, giustamente applausi e volontà, è stato trasportato tutto su questo tavolo con un'attenzione. L'architetto Gianluca Spinella progetta scenari nelle scatoline di latta delle liquirizie. Ben arrivato innanzitutto. Buongiorno a tutti. Grazie di essere con noi. Allora, lei ricrea un mondo... Sì. Possibilmente legato ad una canzone, tutti noi siamo legati ad una canzone, almeno in un periodo della nostra vita sappiamo come identificare quel periodo in nome di una canzone, e lei lega tutto questo alla scatolina di latta. Esattamente. Me le racconti, la prego. Allora, il processo può essere doppio, nel senso io parto da una canzone, mi faccio emozionare da una canzone, uh-huh. Poi riproduco la scatolina o viceversa. Faccio la scatolina perché magari... mi piacciono le armonie dei colori, le armonie dei pattern. Che cosa sono i pattern? Sono questi sfondi? Degli sfondi che sono ripetuti, come okay. qua, insomma. Scusi, perché così siamo tutti più chiari. E poi ci associo una canzone. Prendete per esempio questa fotografia, no? Ecco, allora qui abbiamo... l'arancia, le fette di arancia, perché quel muro è tutto arancione, c'è un uomo seduto là vicino al muro e quello è in fotografia, diciamo in disegno, ma queste due figurine qua davanti sono vere? Sono vere, sono delle miniature di modellismo ferroviario, quindi che io ridipingo, compro e ridipingo, oppure alcune sono neutre, bianche, oppure sono già colorate. E hanno sotto una calamita? La calamita la metto io. La mette lei? La metto io, sì, sì. Adesso viene il bello perché ho caricato tutto. E poco fa mi ha detto, e se qualcuno le sposta dal punto in cui io ho messo la calamita, io me ne accorgo e mi arrabbio pure. Molto. Molto, molto. Attenzione, qui nessuno ha toccato nulla, giuro. Molto. Nessuno ha toccato nulla. Perché... Oh, che bella questa! Ma questa l'ho fatta quando c'è stata la pandemia, mi è sembrata una Romeo e Juliet, insomma, diciamo, dedicata alla pandemia, perché non si potevano incontrare loro e lui non poteva respirare, ecco. Ma lei è un poeta delle cose minuscole. Beh, ci provo, la ringrazio. No, è vero. Ci provo. Allora, sentite bene. Abbiamo quella canzone che è meravigliosa, che è Una lunga storia d'amore, cantata da Gino Paoli. La ascoltiamo. Finta di non lasciarmi mai, solo questo. E lei ha sentito questa canzone e sì. Ha costruito questa, la stiamo vedendo in questo momento. Me la racconta questa sua reazione? Beh, è come se fossero due mondi diversi in cui loro tentano di incontrarsi, ma... Ora è già tardi, ma è presto se tu te ne vai, nel senso che si stanno per, diciamo, per abbandonare. Si stanno per lasciare. E il mondo è diviso a metà, nel senso. E il mondo? Adesso arriva il nostro Alessandro Tresa. La scena è divisa a metà. Esatto. Stanno prendendo strade diverse, questo è il senso. Scusate, è una meraviglia, l'ho mossa, grazie alla nostra regia, l'ho mossa come non avrei dovuto, ma è emozionante, non ho toccato nulla, architetto, no, non ho toccato nulla. No. È bellissimo, perché l'ha spiegato così, giustamente, l'ha costruita. Sì, e sì. Io la immagino in un suo laboratorio a casa con un enorme lente di ingrandimento, no? Perché sì, perché lei, queste così. Figure devono diventare... grandi perché lei le possa... Noi ci stiamo riuscendo, ma credetemi, ognuna di queste figurine ha i capelli, gli occhi, la bocca, il naso, gli abiti ben
ben definiti. Io sto vedendo da vicino questo, qui c'è un omino seduto con la cravatta. Ecco, questa scelta, raccontiamola, se no adesso ci stiamo tuffando troppo nello specifico, ma ci ritorniamo. Questa cosa lei la vede a Lisbona, sì. Simile. Sì. Mi diceva nelle scatoline di latta... Delle sardine, delle perché loro lì hanno le sardine. Sì, si affacciano sull'oceano e quindi... Con uno sfondo con degli azulejos e... Che bello. L'ho trovata molto poetico, l'ho comprata e sì. Poi ho deciso di riprodurre una cosa del genere molto più elaborata e molto più colorata. Quella molto più colorata. Aspettate, no, dalla regia mi mandate Sei bellissima di Loredana Bertè? C'è un motivo. È un grido questo. E l'architetto Gianluca Spinella l'ha riprodotta, questa volta non prende, Mane. Questa qui, eccola. Ed è una donna seduta su una sedia che sta gridando. Sì, metaforicamente. Dolore. dolore, sì. Voglia di rinascere, sì, sì. Voglia di ricominciare. Sì. Ecco, guardate, è spettacolare, è bellissima. Bellissima, accecato d'amore. E ha messo questo Colosseo alle spalle. Sì, sì, non so perché. Mi sono lasciato, non c'è un motivo. L'ho trovato. Anche in questo caso mi lascio trasportare le provo, non è detto che mi vengano subito la prima volta. Insomma. Sì, voglio dire, sì, va bene, però queste sono piccole, sono. È una minuscola opera d'arte. Sì. Non esisterà mai uno uguale all'altra. Questo senza no? dubbio. A proposito di artigianalità, di manualità, di capacità di trasferire il concetto di pezzo unico, con lei è... Sì, assolutamente. Vive, sì. È totale. E voi direte ancora, sempre per sempre, di Francesco De Gregori. No? Una meraviglia. E anche qui, però guardatela questa fotografia. Cioè, lei è riuscito a fare la vetrata? Quello è uno sfondo con sopra una della carta lucida trasparente che lascia intravedere il pattern che c'è sotto. E queste due figurine, che cosa si dicono? Sempre per sempre dalla stessa parte mi troverai. Mi troverai. Sapete cosa ci piace pensare? E poi quando si chiude la scatola e la riapriamo, si stiano baciando. A me piace tanto pensare questa cosa. Tanto, tanto. Lei architetto, ha mai pensato che, come dire, questi tipi di racconti, beh sì, l'ha pensato, restituiscano poi a ciascuno dei suoi, non mi piace dire la parola cliente, a ciascuno dei suoi appassionati. Sì. Alle persone, poco fa io dicevo, ma lei poi dove porta tutti questi oggetti? Lei mi dice nei vari mercatini che sono così nobili in barba. Al mercatino, i mercatini sono un luogo dove per andare bisogna avere la patente, restituiscano alle persone un viaggio dentro la scatola che poi ognuno di noi farà, che potrà essere anche diverso da quello da cui è partito. Sicuramente lei. Diverso da quello da cui sono partito io, sicuramente. Io me lo auguro, sempre però con poesia, ecco. Su quello non ci sono dubbi. Sì. Quando lei consegna queste opere, adesso vi diciamo anche dove siano esposte in maniera permanente, c'è un motivo, ma arrivo alla fine, lo tengo come dolce, come ciliegina sulla torta. Lei consegna la scatola, attenzione, guardate, questo foglio che ho, non vi preoccupate, parlo per le nonne, per le signore che non usano magari il telefonino, fatelo fare dai vostri nipoti. Questa cosina tutta scarabocchiata che siamo abituati a vedere si chiama QR code e uno va lì, clicca ed esce la canzone. Esatto. E così si sceglie la scatolina storia. Sì, esatto. Quella scatolina è in quel QR code c'è la canzone della scatolina che il cliente, diciamo tra virgolette, fruitore si è comprata. Il fruitore si è comprata. Senta, e una volta che lei le consegna, che cosa gli dice? Cosa dice al fruitore? Perché lei è stupendo questo architetto, lei è uno da ragionamento, no? Lei mi consegna una lunga storia d'amore di Gino Paoli, e cosa mi dice? Sì, nostalgico come me, sì, perché quello è quello che mi muove. Nostalgico.
Sì, perché alla fine io quando lavoro, insomma, quando le creo, metto la musica e sto là. Sta lì. Non piango, però, insomma. No, perché sennò rovinerebbe l'occhio. No, quello bagnerebbe Mi la commuovo lente. Si commuove comunque. comunque. Sì, Bravo architetto, assolutamente, bravo. Non assolutamente. sapesse quanta gente, di quante lacrime abbiamo bisogno. Allora, un'ultima cosa. Quanto tempo ci vuole per realizzare, sto parlando di tempo tecnico, Ok, architetto, sì. non del pensiero, del ragionamento che c'è intorno, dell'emozione che c'è intorno, del tempo tecnico per dare a quella signora il soprabito appoggiato sul braccio, l'abitino rosso, quanto tempo ci vuole? Ci vorrà un'oretta, una cosa del genere. Poco, Ma poco. lei è Spider-Man, mi scusi, No, lei è no, ci si mette, velocissimo. uno si mette, insomma, alcune sono già Un'oretta? colorate, Ah, eh. Alcune sono già ecco. Sì, colorate. ma pur tuttavia, voglio dire, nessuno di noi giustamente riuscirebbe a fare altrettanto. Allora, al Museo della Liquirizia in Calabria, già che queste sono le scatoline dell'Amarelli, c'è correttamente un'esposizione Sì, permanente delle sue opere, no? perché la titolare, una delle titolari del museo, si è innamorata di queste creazioni Hanno e torto. mi ha chiamato e insomma gliene ho spedite 10, ci siamo incontrati, gliene ho spedite 10 E da e lì è hanno nato. fatto Un'ultima una mostra cosa al permanente. volo, architetto. Mi dica. Qual è la prossima? Ci faccia una la prossima, su. La prossima, mi mette in difficoltà. Facciamo una cosa. Quando l'architetto avrà realizzato la prossima, noi troveremo il modo di farvela. Ci riusciremo. Grazie, Grazie grazie a lei, a lei. Ha grazie. risposto benissimo perché una persona che lavora con il cuore, con l'emozione, Sempre. non mette, non sa esattamente ancora che cosa No, accadrà. Allora, assolutamente. dal lunedì al venerdì, questa è l'ora solare, anche piccola, piccola, piccola dentro queste scatoline che raccontano nel modo più grande l'emozione, la vita, come noi cerchiamo di fare da 5 anni a questa parte. Grazie a tutti, signori, ci vediamo domani.